Le macchinine colorate. La mietitura. Buongiorno macchinine, oggi giornata di mietitura. Buongiorno camion, porterai tu il raccolto al magazzino. Il grano è ben maturo, guardate, ha delle belle spighe dorate. Come avviene la mietitura? Le macchinine si stanno organizzando, seguiamole. La macchinina rossa cerca qualcosa nel campo di grano. Oh, vecchie bottiglie di plastica! La spazzatura va buttata sempre nei contenitori. Va! Ma c'è qualcosa che sembra un grosso veicolo. La macchinina rossa è sicura di doverlo prendere. Anche la macchinina verde sta cercando qualcosa. La vernice e il pennello? No. Vernice e rullo? No. Cosa spera di trovare dietro gli scatoloni? Stupendo! Un pezzo di macchinario nuovissimo! Prendiamolo! La macchinina blu è perplessa. Cosa deve cercare e dove? Proviamo nella piscina di palline. Ehi! Opla! Bel tiro! Pallone al suo posto! Ma non c'è altro! Qui dietro, macchinina blu! Una cabina! È di un veicolo molto grande! Macchinina gialla? Ehi! Ah, te ne stai andando a spasso! Armadio vuoto. Che cosa c'è? È una barra per tagliare il grano. La testata di una mietitrebbia. Andiamo a comporla, sarà enorme. La motrice con le ruote. Il battitore che divide il chicco dalla paglia. La cabina dei comandi che protegge il guidatore. Ed ecco la testata, il rullo con le lame che raccoglie il grano. Evviva! Abbiamo una mietitrebbia per mietere e trebbiare il grano. Cominciamo! Che meraviglia! Il grano entra nella mietitrebbia, i chicchi vengono separati ed eccoli già sul camion. Questi sono i chicchi di grano, mondati del gambo e delle foglie. Una volta portata al mulino e macinato, avremo la farina per fare il pane, la pasta e i dolcetti che ci piacciono tanto e la base della pizza. Buonissima! Finito! Il grano è stato mietuto e trebbiato! Evviva! Alla prossima puntata per una nuova scoperta! Ciao!